ottobre 2012, in occasione dei 625 anni della veneranda fabbrica del Duomo di Milano, si è tenuta l'inaugurazione della mostra Adotta una guglia, cronaca di un cantiere. L'iniziativa, volta a far tornare i milanesi, i turisti e tutti gli amanti del Duomo in Italia e all'estero, ad un sostegno della Cattedrale di Milano. Presentano l'iniziativa il professor Angelo Caloia, presidente della Veneranda Fabbrica, e l'arciprete Monsignor Luigi Manganini, inaugurando l'installazione multimediale sul lato nord del Duomo. In questa occasione abbiamo voluto inaugurare questa mostra che è intitolata all'iniziativa Adotta una guglia e che inviterei tutti già a visitare, sia dal lato sud dove si vede questa esposizione molto bella di fotografie storiche e uniche che raccontano i cantieri nel corso dei decenni, se non dell'ultimo secolo. E per questo dobbiamo ringraziare due fotografi, Basilico e Anelli, oltre che il nostro archivio, che è veramente qualcosa di prezioso dal quale si estraggono sempre dei tesori. Con questo progetto la fabbrica attua una strategia innovativa, dimostrando di seguire anche in quest'epoca il linguaggio del tempo, sfruttando la potenza dei media a livello locale e globale. La fabbrica e il Duomo entrano così in una nuova dimensione di dialogo e trasparenza che azzera le barriere e sviluppa le relazioni dentro e fuori il Duomo. È l'inizio di un percorso che si potenzierà con l'evolversi dei linguaggi, della comunicazione e delle tecnologie.